Presidente Pisanti. Sono interventi, domande ai relatori? Tutto chiaro. Allora, Tommaso Pisanti, Presidente con direttivante per le conclusioni. Ma grazie a voi tutti per la presenza, grazie ai relatori, un grazie a Cosiretti, devo dire alla Presidente per la lungimiranza che ha. Allora, sembra che questo convegno l'abbiamo fatto veramente ad hoc, dopo l'evento che è uscito ieri sulla stampa e oggi sulla stampa nazionale, no? Perché di fatto la lungimiranza e la volontà di Cosiretti anche sulla battaglia dell'olio che è andata in porto nel 2013 sulle etichettature eccetera eccetera, è una battaglia che stiamo portando avanti su tanti settori come quello del latte. Io vedo qui qualcuno di voi che anche ieri è venuto fino a Lodi allo stabilimento di distribuzione della Galvani, ma di fatto è Lactalis, di fatto non è più uno stabilimento italiano, che sotto il quale si commercializzano purtroppo tantissimi prodotti che sono spacciati come italiani. Noi qui abbiamo parlato di tanti valori, di tante cose, abbiamo parlato di fatto del protagonismo dell'agricoltura, della tipicità, della distintività, della capacità che ha la nostra agricoltura di portare a tavola dei consumatori quel gran valore aggiunto che è la sicurezza, grazie alla trasparenza, al tessuto del territorio, questa grandissima e bellissima produzione di cibo e non di materia prima. Queste battaglie però devono continuare, signori, perché purtroppo abbiamo visto e stiamo vedendo anche sul latte come è successo in passato, ancora di più sull'olio, ma come è venuto fuori anche ieri, che non è una battaglia vinta anche quella sull'olio, è una battaglia che dobbiamo portare avanti con grande forza. E guarda, il direttore della repressione frodi, l'Istituto Centrale di Qualità della Repressione Frodi, non siamo contro da produttori, come Cosiretti, stiamo portando avanti tante battaglie insieme per portare al centro veramente quel sano agricoltore, quella sana agricoltura, per portare al centro del mercato quelli che sono i valori che noi come Cosiretti stiamo portando avanti da diversi anni. Questa battaglia del latte è una battaglia che va fatta per la difesa veramente del vero made in Italy. Noi marchi ci interessa magari di meno perché produciamo poco latte, no, ci interessa lo stesso. Da consumatori in primis, perché quando ci accorgiamo che sulle nostre tavole arrivano 3 confezioni di latte, 3 litri di latte su 4 che non sono italiane, con il marchio Parma che ha una massaia comune sembra italiano, è chiaro che ci viene da rovesciare i tavoli. Ma siamo in questa fase, siamo in quella fase, come Bisello dell'Adus ha detto, che in cui no, nel passato, un anno fa, Galvani è venuto fuori, no? Come denuncia forte, come, no, come danno al consumatore, il fatto che venivano utilizzati dei prodotti con scadenza che erano già scaduti, venivano quindi con buffe, con eventi disastrati che venivano reintrodotti, rielaborati e poi reintrodotti nel mercato. Qui da parte cioè siamo anche consumatori, qui dobbiamo cambiare veramente il sistema. E quei controlli che noi vogliamo, perché ripeto, direttore, noi quei controlli da agricoltori e da imprenditori li vogliamo, ma devono arrivare in maniera più sanzionatoria su quelle multinazionali, su quelle lobby agroindustriali che non sono più italiane, perché se guardiamo quei marchi dell'olio, Bertolli, Carapelli, eccetera, eccetera, sono tutte spagnole, non sono più italiane. C'è stato un furto, c'è un furto di valore aggiunto per noi, un furto dell'immagine. Quell'Italian Sounding che ci ruba ogni anno i 60 miliardi di euro sono furti di valore aggiunto, sono furti di economia per le nostre imprese che continuano a raccogliere l'olio in maniera eccezionale, che continuano a trattare i propri olivi in maniera eccezionale, che continuano a mungere le proprie mucche in maniera eccezionale e per pochi centesimi per quanto riguarda il latte e per pochi euro per quanto riguarda l'olio sono in difficoltà, perché comunque sia abbiamo un'agricoltura in grande crescita ma che sta venendo comunque risentendo con quelle difficoltà che il sistema economico italiano sta vivendo. Quindi risottolineo questo, siamo con grande forza i promotori dei mercati di campagna amica, siamo con grande forza quelli che da anni come Cosiretti stanno facendo delle battaglie. L'ultima importante
che stiamo portando avanti è l'osservatorio sulla criminalità organizzata con Giancarlo Caselli, che è il presidente. Di fatto questo osservatorio è nato in sede Coldiretti, per volontà Coldiretti, ma siamo stati così forti anche di terzializzarlo con un presidente che non fosse nostro, quindi con una figura così importante come Giancarlo Caselli, per cosa fare? Per cercare di denunciare queste cose, in primis il furto di valore aggiunto dell'Italian Sounding, secondo per cercare di riappropriarci di quei valori aggiunti che di fatto dobbiamo riportare sulla nostra agricoltura. Abbiamo notato, si parlava prima della Carta di Milano, io ho firmato la Carta di Milano e sono orgoglioso di essere stato all'Expo e siamo orgogliosi come Coldiretti di aver avuto, creato il nostro padiglione con nella fiancata con la faccia, il volto dei nostri agricoltori che in mano avevano i nostri prodotti con scritto in cima non fate, sono parti. Volevo sottolineare questo, che se non c'è agricoltura non c'è cibo, non c'è tutela del territorio, non c'è presidio e non c'è vita, e non sono quei prodotti e quel, veramente quella tutela del nostro sistema italiano che ha un grande che deve avere una grande capacità di potersi distinguere da questi marchi che ci frodano e da queste lobby che non sono più italiane che cercano di farci chiudere. L'evento del latte, signori, ieri qualcuno di voi c'era, mi ha toccato sì, perché di fatto mi ha toccato anche personalmente, perché di fatto viviamo in questa fase economica, viviamo un'economia veramente difficile. Parliamo di queste multinazionali che per 4 centesimi al litro, 5 centesimi al litro, 6 centesimi al litro, cercano di far chiudere le nostre stalle. Nell'ultimo anno hanno chiuso 1000 stalle italiane. Le stalle, quando uno la chiude, qualcuno di voi gli animali, non le riapre più, Non è che un indirizzo culturale, magari come il Dramma, poi il prossimo anno facciamo qualcos'altro. Non è un cambio di attività veramente culturale. Una stalla quando si chiude non si apre più e ci tocca anche a noi come Marche, perché di fatto tutta la filiera e tutto il progetto, tutti i valori che stiamo mettendo dentro il progetto di una filiera agricola tutta italiana, dentro i nostri produttori dei mercati di Campagna Amica che, come diceva Pisello, cercano di raccontare, ci mettono la faccia su quello che fanno, mettono la faccia costantemente, raccontano al consumatore, cercano di educare il consumatore sulla stagionalità dei prodotti, su un sano consumo alimentare. Una cosa che ci ha toccato tutti come Coldiretti, e ieri ci sono stati dei momenti di tensione, che però si sono poi calmati, si sono tentati. Sarebbe veramente più facile ribaltare tavoli o agire come hanno fatto in Francia in maniera diversa, versando l'etame sul Parlamento e in altri posti. Ma noi siamo un'associazione di categoria che fa proposta, che non fa protesta, che fa proposta e cerca di costruire. Siamo un'associazione di categoria che sta cercando di costruire da diversi anni veramente un'agricoltura migliore ed un'Italia migliore. Ci siamo messi come forza amica del paese, ci siamo messi di fianco ai consumatori, parlando di cibo, ripeto, non si va bene prima. Siamo quelli che cercano veramente di costruire qualcosa di totalmente diverso. I controlli li vogliamo, direttore, i controlli li vogliamo. Poi devo sottolineare, chiaro, che tutti quegli enti sono evidentemente troppi, il registro unico dei controlli, sono cose che servono, perché poi la sovrapposizione di certi organismi di controllo, che magari a volte nelle nostre aziende ci chiedono anche cose un po' diverse, sono quelle discresie, no? Che derivano anche dagli uomini, perché che poi applicano questi controlli, che purtroppo creano delle difficoltà alle nostre imprese. Siamo i più controllati, i controlli li vogliamo, ma devono essere raggruppati, sinergici, ci devono essere in maniera trasparente, e questi controlli devono essere messi nei confronti del consumatore con valore aggiunto. A volte, anni fa, in Ancona abbiamo visto delle cisterne di olio, qui rientro sul tema olio, abbiamo visto dei pacchi di pasta che provenivano dall'estero, dal porto, che venivano dall'estero, erano con i NAS, abbiamo tirato giù questi litri di olio da queste cisterne e erano bianchi trasparenti come quell'acqua lì davanti, no? E anche il NAS stesso diceva sì, dopo devono riacidificati, rettificati, aggiunta di clorofilla, eccetera.
Abbiamo bisogno di trasparenza anche nei controlli, di mettere in grado il consumatore di riconoscere quelle brave aziende. Abbiamo bisogno di avere un sistema sanzionatorio diverso, perché le nostre aziende, grazie a questo, grazie alla propria distintività, grazie alle proprie mani, alla capacità che hanno di raccogliere quelle olive presto, in maniera manuale, hanno la capacità di portare a tavola veramente dei consumatori qualcosa di totalmente diverso. Bene una top Marche, io sono di Pesaro, un IGP Marche, io sono di Pesaro, mi sono battuto per ampliare la DOC di Cartoceto, ero dentro la Reale, non certificavo, perché ero contrario alla volontà di far fare economia solo a 4-5 aziende per mantenere cosa? Abbiamo bisogno di identificarci, di creare un valore aggiunto, di creare quelle OP giuste, di creare quei sistemi economici nuovi. Non guardiamoci come piccole aziende, cerchiamo di creare un progetto d'insieme veramente importante che rimetta al centro di quello schema che sembrava veramente un elettrico un valore aggiunto e il protagonismo del produttore, perché di fatto tra il produttore e il consumatore passano veramente tanti di quei personaggi. È chiaro che vengono fuori tante frodi, perché tanti cisterne passano per le Marche, per le navi, per i porti, per i nostri territori, di olio, di vino, di pasta. Al Brennero, perché abbiamo fatto queste manifestazioni così forti? Non siamo proibizionisti, vogliamo una trasparenza dell'etichetta, vogliamo l'origine dell'etichetta, una capacità di mettere sugli scaffali, una trasparenza di mettere sugli scaffali qualcosa che il consumatore possa leggere, no quelle mille voci piccole che non possono essere riconosciute. Noi ci batteremo e ci battiamo con grande forza. La manifestazione sul latte non è finita, come la manifestazione o altre manifestazioni sull'olio o i controlli sul Brennero. Non sono finite, perché se continueranno questi eventi saremo costretti a scendere in piazza per difendere le nostre imprese, prima di tutto, per stare di fianco ai consumatori. La manifestazione del latte oggi è continuata e sta continuando in tutta Italia nella grande distribuzione. Perché di fianco ai consumatori vogliamo trasparenza, vogliamo un'etichetta leggibile, vogliamo poter scegliere se quel prodotto è un prodotto italiano oppure se è un prodotto che viene dall'estero, che è fatto con regole totalmente diverse dalle nostre, perché diciamocelo, siamo anche un paese che ha più paletti rispetto ad altri, quindi ne siamo orgogliosi. Quindi cerchiamo con grande forza di andare avanti su questa sinergia, con questo metodo, dottor Anderosa. Andiamo avanti con questo metodo di educazione consumatore, Crisello, perché tutto serve per crescere come paese. Codiretti si è posta in maniera nuova non solo come rappresentante settoriale di categoria, ma si è messa veramente con forza, come forza sociale. E questo è stato un passaggio importante. Questo lo vogliamo portare avanti. Vogliamo costruire qualcosa di importante per i nostri figli e per le future generazioni. Grazie a tutti.